Storie italiane. Il tesoro d'oro. Molto tempo fa, nell'estremo ovest, nella città di Fort Langers, viveva un tamburino chiamato Anthony con sua moglie Rose. Rose e Anthony aspettavano un bambino e non vedevano l'ora che nascesse. Un giorno, mentre Rose era in piedi nella sua terrazza, guardando il sole al tramonto, si rese conto di quanto fosse bello il sole. «Oh, come vorrei che a mio figlio venisse dato un bagliore di sole in modo che il suo futuro sia luminoso come il sole!» Finalmente arrivò il giorno. Una cicogna volò sui tetti, portando un fagotto di stoffa, ed atterrò alla soglia della coppia. Tenendo il fagottino in tessuto, bussò alla porta con il becco e poi volò via. Anthony aprì la porta e fu felice di vedere il loro bambino. I capelli del bambino erano come loro. Il bagliore del sole al tramonto era su di essi. Il mio tesoro d'oro, la mia ricchezza, il mio sole. Come dovremmo chiamarlo? Peter, il mio tesoro d'oro si chiamerà Peter. Peter, oh, che meraviglia! Dicendo questo, il tamburino suonò con il suo tamburo con gioia. Peter crebbe fino a diventare un ragazzo pieno di vita e di gioia, con bellissimi capelli rossi. Era uno dei ragazzi più belli della città. Sapeva cantare come gli uccelli in primavera e suonava la chitarra come nessun altro in tutta Fort Langers. Il mondo è così bello, il mondo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno, gli uccelli, le nuvole, il sole, riempi il cuore di gioia e di sogno. Oh, il mio tesoro d'oro ha una voce così bella! Dovrebbe diventare un musicista e cantare nei palazzi dei re e delle regine. Assolutamente no, Rose. Mio figlio diventerà un soldato. Indosserà un'uniforme, porterà una pistola e marcerà un, due. Inoltre i suoi capelli sono rossi e non dorati. Ma Peter sapeva nel suo cuore che voleva diventare un musicista più che un soldato. Così un giorno accadde che Benjo, il musicista della città, stava passando accanto al mercato della città quando sentì improvvisamente Peter cantare. Io amo il sole è luminoso, lascia che brilli per l'eternità e dacci vita e dacci speranza e lasciaci ballare e cantare e lasciaci ballare e cantare. Banjo fu colpito dal talento di Peter. Ehi tu signore, come ti chiami? Mi chiamo Peter, signore. Peter, hai una voce davvero molto bella e quello che fai con quella chitarra è fenomenale. Dovresti essere un musicista. Per quanto io apprezzi le tue gentili parole, temo che dovrò diventare un soldato. Un soldato? Santo cielo! Non sei un soldato! Non vedi che hai un talento così straordinario? Potresti diventare il miglior musicista di tutto il regno, figuriamoci Fort Langers. Mio padre non mi lascia... Detto questo, Peter abbassò la testa e si allontanò, lasciando Benjo preoccupato. Passarono i giorni e presto arrivò il giorno per Peter di salutare i suoi genitori. Arrivederci, padre. Addio, madre. Oh, mio tesoro d'oro, torna presto, che tu possa tornare illeso. E con una medaglia, ricorda, niente mi renderebbe più orgoglioso. Peter fece un profondo sospiro e se ne andò. Peter si unì ai suoi compagni soldati. La battaglia iniziò presto e continuò per giorni. Peter presto si rese conto che le guerre portano solo devastazione. La guerra finì e la pace fu firmata dai generali. Peter tornò a casa, giurando di non prendere mai più parte a nessuna battaglia. Ah, oh, il mio tesoro d'oro! Sei tornato! Le tue benedizioni mi hanno salvato, madre. Guarda, sono tornato senza un graffio. E la medaglia? Oh, anche senza quella. Va bene, figlio mio. Sono sicuro che la prenderai nella prossima guerra. Non ci sarà una prossima guerra. Le guerre portano solo distruzione e devastazione. E io per primo non parteciperei a qualcosa di così sbagliato. Che cosa? Allora cosa hai intenzione di fare? Diventerò un musicista. Non te lo permetterò mai. Lascia stare il mio tesoro d'oro. Ha fatto quello che gli avevi chiesto di fare. Si è arruolato nell'esercito e ha combattuto in guerra. Ora lascia che faccia quello che vuole.
Grazie, madre. Bene, fai quello che vuoi. Sappi solo che sono davvero deluso. Detto questo, Anthony se ne andò. Peter era triste, ma sua madre lo consolò. Mio tesoro d'oro, non preoccuparti di tuo padre. Sei troppo speciale per essere arrabbiato. Vai avanti e fai quello che vuoi. Mi occuperò io di tuo padre. Grazie, madre. Sei la migliore. Quindi il giorno dopo Peter andò da Benjo, che era davvero contento di vederlo. Guarda chi abbiamo qui, il talentuoso Peter. Sei tornato sano e forte. È bello vederti, Benjo. Ed è bello vedere anche te, Peter. Dimmi, cosa ti porta qui? Peter spiegò a Benjo della sua esperienza in guerra e di come avesse giurato di non tornarvi mai più. Mio padre è arrabbiato per la mia decisione, ma questo è quello che ho sempre desiderato di fare. Alla fine hai preso una posizione per te stesso. Dovremmo festeggiare il tuo nuovo inizio. Linda! Linda era la sorella di Benjo. Entrò nella stanza e, vedendola, Peter rimase incantato. Peter, questa è mia sorella Linda. Linda, Peter. Peter e Linda si guardarono e sorrisero. Linda, vogliamo festeggiare. Saresti così gentile da portare i migliori dolci della nostra cucina? Certo, fratello. Nei giorni seguenti Peter suonò la chitarra e cantò a casa di Benjo, dove spesso venivano ministri e nobili. Tutti rimasero colpiti da Peter, Linda in particolare. Si innamorò di lui e presto furono insieme, mano nella mano, molto innamorati. Quando Benjo lo scoprì, ne fu molto felice. Mia sorella è il mio migliore amico, non potrei essere più felice. Grazie, Benjo, vogliamo sposarci presto. Oh, che meraviglia! Ma temo che per questo dovrete aspettare. Peter e Linda erano preoccupati. E perché? Sua Eccellenza vuole che tu suoni al matrimonio di sua figlia. Questa è un'ottima notizia. Peter ringraziò Benjo e quando si voltò vide che Linda non era più nella sua stanza. Peter capì che era arrabbiata, ma suonare per il re a Palazzo Reale era qualcosa che aveva sempre desiderato di fare. Tornò subito a casa e raccontò a sua madre tutto quanto. Era entusiasta e gli preparò il cibo migliore per il viaggio. Li salutò e se ne andò. Peter suonò al matrimonio reale e tutti applaudirono ed applaudirono ancora. Divenne famoso. Il re e le regine dei regni vicini, che erano venuti alle nozze, volevano che suonasse anche nei loro regni. Peter accettò umilmente le loro richieste e presto andò di regno in regno suonando la sua chitarra e cantando le sue canzoni. Divenne così famoso che la gente iniziò a chiamarlo Peter il musicista dai capelli rossi. Ma, nonostante la fama e il riconoscimento, Peter desiderava ardentemente la sua famiglia e Linda. Dopo l'ultimo matrimonio della stagione, Peter partì per il suo viaggio di ritorno a Fort Langes. Durante tutto il viaggio, continuò a pensare a come aveva finalmente raggiunto ciò che aveva sempre desiderato. Arrivato a casa, sua madre lasciò cadere gli utensili e corse ad abbracciarlo. Ah, il mio tesoro d'oro! Sei tornato! Sì, madre, sono qui e guarda cosa ti ho portato. Peter le consegnò la borsa che stava trasportando. Era così pesante che sua madre dovette tenerla per terra per aprirla. Quando l'aprì, scoprì che era piena di oro, perle, rubini e diamanti scintillanti e splendenti. Ah, siamo ricchi! Nostro figlio ci ha portato una fortuna! Anthony, tuttavia, non era colpito. Si sedette in silenzio sulla sua sedia, dondolo, guardando fuori dalla finestra. Peter gli si avvicinò e si tolse una medaglia dalla tasca. Padre, questa è per te. Mi è stata assegnata dal re della Cina. Anthony prese la medaglia e la guardò, mentre le lacrime gli scendevano dagli occhi. Si alzò ed abbracciò suo figlio. Mi hai reso orgoglioso, figliolo. Rose, vedi, te l'ho detto, dovrebbe dedicarsi alla musica. I tre si guardarono e scoppiarono a ridere. Sposò Linda e ci fu un grande ricevimento in cui Rose decise di parlare di suo figlio.
Mio figlio ha seguito i suoi sogni e ci ha resi tutti orgogliosi. Non avrei potuto chiedere un figlio migliore, il mio tesoro d'oro. Grazie, madre, ma è ora che qualcuno te lo dica. I miei capelli sono rossi e non dorati. Oh, Peter, continuo a dirlo da tutta la vita. Oh, non sono i tuoi capelli che sono dorati, figlio mio, è il tuo cuore. Sì, quel tuo bel cuore che crea una musica così bella. È un regalo del sole al tramonto. Ecco perché ogni volta che canti riempi i cuori di gioia e felicità. Madre, perché non me l'hai mai detto? Cosa posso dire? Stavo aspettando la fine. Ha 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 ha